Si parte nonostante la festa di Ferragosto, noi questo video giornaliero lo consultiamo tutti perché non ne farò altri per oggi. Buon Ferragosto a tutti intanto ragazzi e ben ritrovati amici e amiche interiste. Io faccio un video per fare un riepilogo di ieri perché ieri non ho avuto proprio tempo ieri domenica. E di domenica si sa che si sta con la famiglia, si va a giocare con gli amici. Quindi come oggi, ma oggi si sta con la famiglia. Quindi faccio un breve recap, un attimo, però anticipo per chi vorresse partecipare ancora al Fantacalcio, il nostro di Inter Channel. Vi dico iscrivetevi subito da oggi in poi, perché venerdì, ovviamente, sabato bisogna mettere la prova. Quindi no, tra un po' vi dico quanti posti ci sono per ancora entrare perché è pubblica e ho messo 40 posti limitati, 40, quindi non voglio che siano già tutti esauriti, quindi vediamo, vi aggiorneremo a breve dopo queste notizie. L'Inter sta avanzando però a Kanji, un bel difensore svincolato dal Borussia Dortmund. L'Inter sta provando e quindi sarebbe un grande difensore, quindi vediamo quello che può fare. Poi, cioè, io non credo che l'Inter non abbia budget, io credo che l'Inter abbia ancora un po' di budget, quindi vediamo quello che può venire fuori. Io ho visto, intanto alle mie spalle vedete il Gagliardetto, eccolo qua. Tra poco ci sarà anche il cartellone, quindi io dico che un Inter così non va fatta, quindi vediamo quello che può fare, quello che può venire fuori. E io dico avanti tutta e a Kanji arriverà a Milano uno di questi giorni, quindi io sono molto d'accordo che l'Inter prenda Kanji come al posto di Ranocchia, come il posto di Ranocchia. Ranocchia sta facendo molto bene anche a Monza, giocato non titolare contro il Torino, non so il perché, però vedremo se giocherà titolare nelle prossime partite, speriamo di sì, perché come lui non può stare in panchina, quindi vediamo quello che può venire fuori. Io sono molto fiducioso e basta. Ragazzi, un video breve, dopo adesso vi dico l'ultima notizia, l'ultima curiosità che voi non potete sapere perché sono dietro le quinte queste cose, quindi vi dico che nella partita di post Inter-Lecce Inzaghi ha usato il tridente, poi ha messo il quarto attacco, in quattro in attacco, quindi mio papà stava dicendo: ma quando mai Inzaghi mette quattro attaccanti? Io ho detto: i quattro attaccanti li avrà messi solo perché avrà avuto problemi, quindi vediamo quello che può succedere e basta. Ragazzi, vi ringrazio, questo video uscirà a breve e cominciamo sempre sempre forte di questo, ragazzi.